convegno sull'energia. Confcommercio già aveva denunciato mesi fa con l'esposizione di tutte quelle bollette. Qual è la situazione e qual è lo scopo di questo convegno? Sì, noi siamo stati, diciamo, i primi già all'inizio dell'anno a mettere in campo un'iniziativa di protesta per l'aumento della bolletta energetica. Ancor prima della guerra tra Russia e Ucraina avevamo riscontrato pesanti aumenti nelle bollette delle imprese. La cosa è proseguita purtroppo peggiorando la situazione per tante aziende, molte di queste soprattutto nel settore del turismo costrette anche alla chiusura anticipata oppure alberghi annuali che hanno sospeso l'apertura proprio per non andare incontro a questi pesanti incrementi. Allora noi, oltre all'attività normale di natura sindacale, l'approfondimento del tema, abbiamo anche deciso di fare una riflessione, questo convegno sulle comunità energetiche, perché sono uno strumento utile a consentire risparmi sulle bollette energetiche, coinvolgendo la regione, coinvolgendo gli enti locali. E questo è molto importante perché la comunità energetica è uno strumento molto utile, di fatto è un'associazione tra cittadini, pubblica amministrazione, imprese commerciali e piccole e medie imprese per utilizzare le energie rinnovabili e ottenere quindi dei risparmi sulla bolletta energetica e addirittura anche con gli incentivi del GSE avere la possibilità di vendere l'energia in surplus alle autorità. Quindi è uno strumento molto utile, non a caso molte amministrazioni locali, molti piccoli comuni sono interessati a questo argomento perché può essere una delle vie per contenere il costo della bolletta energetica. Assessore, un convegno sull'energia che passa però anche per le infrastrutture. Sì, un'iniziativa che guarda al futuro ma che sottolinea anche l'azione della pubblica amministrazione, in questo caso della Regione Marche, che nella sua visione infrastrutturale di lavori pubblici, così come dello sviluppo energetico che dovrà riguardare questo territorio, pone al centro della sua azione quattro principi cardine: innovazione, sostenibilità, intermodalità e sicurezza. Innovazione e sostenibilità vanno di pari passo. Innovazione perché dobbiamo guardare al futuro, sostenibilità perché dobbiamo avere sostenibilità sociale, ambientale ed economica e finanziaria. Questo lo facciamo anche con le tecnologie che applichiamo all'energia. Terremoto, alluvione, non è un momento facile per la Regione Marche. Qual è la situazione dei territori colpiti appunto da queste catastrofi? Sicuramente per l'alluvione i danni sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo fatto una richiesta al governo perché questa non sia considerata una semplice alluvione. È piuttosto un'onda anomala che le copiose piogge che cadono nel nostro territorio in sei mesi sono accadute invece in due ore di tempo, il che ha provocato un'onda in alcuni casi alta alcuni metri che ha travolto tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada. Quindi ne dobbiamo prendere atto, è necessario ristorare i danni ai privati e al pubblico per quello che è accaduto. Per quanto riguarda invece il sisma, proprio nelle prossime ore avrete delle novità perché abbiamo chiesto ai sindaci un censimento dei danni che ci è arrivato venerdì scorso. Come ha detto bene il presidente Acquaroli, dopo il censimento avremo messo insieme quei dati e l'avremo inviati al governo con le richieste conseguenziali, perché i danni del sisma non erano immediatamente evidenti come invece quelli per l'alluvione, quindi dovevamo corredare le nostre richieste al governo nazionale con degli atti che comprovassero quello che era accaduto nel nostro territorio a cavallo tra le province di Pesaro e le province di Ancona. Anche per questo è importante ritornare all'oggetto del convegno odierno, perché dovremmo costruire i nostri edifici affinché siano edifici dell'avanguardia da un punto di vista dell'efficientamento energetico, ma da un punto di vista anche del miglioramento sismico.